Backlog. I veri videogiocatori hanno almeno dai 100 ai 500 giochi comprati e mai giocati. Ormai ho accettato il fatto che molti di questi non li finirò mai. Io però sono un content creator. Devo creare contenuto sempre e comunque, anche su roba che non ho giocato. Ma non puoi parlarne se non ci hai giocato? Certo che posso. Guarda un po'. Mamma, mi compri Thousand Arms? I JRPG insegnano sempre un sacco di cose importanti. A rubare le mutande, a picchiare i vecchi, a palpare le cameriere. No, tranquilli, lo possono giocare anche i ragazzini. Tutto risolto. Ero attratto dall'estetica di questo gioco. Loro furbi mi mostravano questo, non questo. In mia difesa, non è manco uscito in Europa. Ora potrebbero anche farla una bella remastered. You're too beautiful to be sad. Smile. I'm here with you. Cosa hanno in comune Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas e South Park il bastone della verità? No, cioè sì, ma sono giochi di Obsidian, una casa che non fa mai giochi brutti. Beh, un altro dei loro giochi più schifati è Alpha Protocol. Si sa, se c'è Protocol nel titolo, vuol dire che il gioco è una merda. Ma non importa, lo volevo comunque giocare. Delle volte può capitare di avere un colpo di fulmine, senza capire bene il perché. Questa cosa mi era successa anche qualche anno fa con... Left Alive. Ci sono giochi che vengono ricordati principalmente per un solo aspetto. Fear per esempio per l'intelligenza artificiale o Big Rigs per la fisica. Se invece parliamo di distruttibilità, possiamo citare Battlefield Bad Company o Final Fantasy VII Remake. Ma uno dei più innovativi che io sappia è stato Red Faction Guerrilla. Cosa dire su questo gioco? Io che cazzo ne so, non ci ho giocato. So solo che è ambientato a Marte, che ci sono i veicoli e si distruggono cose. Ho comunque molto rispetto per questa serie. Speriamo che in futuro possa continuare con nuovi capitoli che... A tutti piacciono i draghi. A me no. Più di 20 anni fa ho avuto per mesi attaccato al muro il poster di The Legend of Dragoon, senza averci mai giocato. Era un periodo un po' così... Anche se non l'ho giocato, anche ai tempi la sua fama mi era giunta. Mi sono guardato più e più volte l'introduzione americana e conosco molte delle sue mosse. Astarotante! Vulcano! Volo esplosivo! Basta, ho deciso. Me lo ordino e ci gioco ora. Nintendo, perché fare il remake del portale millenario? Guarda che poco ha venduto. Potevi piuttosto farlo del primo, no? Ah, c'è un ragazzo che glielo sta facendo gratis. Beh, allora... No, non mi sognerei mai, no. Scusate se non ci ho mai giocato. Non ho mai posseduto un IQ. Certo, ora potrei anche giocarlo su Switch. Solo che... È tutta colpa di Nintendo Square. Se si fosse chiamato Super Mario RPG 2, in qualche modo l'avrei sicuramente recuperato. I titoli sono importanti, eh? Cioè, avrebbe venduto ancora di meno se si fosse chiamato una cosa tipo... Summertime High School, Young Men's Notes, How a New Exchange Student Like Myself Run into Childhood Friend on the School Tour, Dance of... Vi è mai capitato di prestare un gioco a qualcuno e di non riaverlo mai più indietro? Beh, sappiate che... BioWare quando non faceva vomitare. Sembra passata una vita. Non ce la faccio a giocarlo. Star Wars proprio mi repelle. Avevo provato addirittura a giocarlo sul cellulare. Non mi gira, raga, non so perché. Non lo so. Ci vorrebbe un qualcosa che mi spingesse a dargli una vera chance. Ah, per una volta sono fortunato. Questo remake potrebbe essere l'occasione giusta per... B
bello The Witness, eh? Se esiste è tutto merito di Mist. No, Mist nel senso mistero. Infatti il primo da risolvere è: quale versione è meglio giocare? L'originale del 1993? La remaster del 1999? Il remake del 2000? La remaster del remake del 2014? O il remake del 2020? E poi vi lamentate di The Last of Us. Temo di preferire altri tipi di puzzle. Roba alla Talos Principle è più nelle mie corde. Chi lo sa comunque, magari un giorno non lo gioco più. Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, Warren Spector. Figli di puttana, portate Respector. Lui è il creatore di System Shock. Nel 1994 manco ce l'avevo un PC, ma forse è stato un bene non averlo giocato ai tempi. Non mi piacque manco Deus Ex. Troppo complicato per un bambino ritardato. Senza contare che ero un cacasotto. Avevo paura di tutto. Ma ora sono diventato grande, sono pronto per giocarci. E lo farò grazie al recente remake. Non vedo l'ora di fare amicizia con Shodan. Ciao Shodan, piacere di conoscerti. Figlio di puttana muori. Vagrant Story. Si riconoscono subito i giochi di Matsuno. Basta guardare i vestiti dei personaggi. Se sono inguardabili, allora sono proprio loro. Yoshida, Akiyama, Saki... Ci sono tutti! È tutta la squadra dietro a quel capolavoro di Final Fantasy Tactics. Non poteva che uscire una madonna di gioco. C'è però un problema. Non ve l'ho mai confessato, ma è arrivato il momento. Io... odio Final Fantasy 12.